Nelle prime ore di venerdì mattina, al termine di serrate indagini, i carabinieri del nucleo investigativo di Alessandria e della compagnia di Acquiterme hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto una ragazza di 24 anni, cittadina albanese residente ad Ovada, con la famiglia quale presunta autrice dell'omicidio di Massimo Garitta, il cui cadavere è stato rinvenuto in un campo ad Ovada nel primo pomeriggio del 1 gennaio. Al rinvenimento si era pervenuti grazie alla segnalazione di un passeggero del treno regionale in transito sulla Genova-Acquiterme, che aveva appunto scorto un corpo inanimato giacente in un campo ricompreso tra la citata linea ferroviaria e la strada provinciale 456 del Turchino. Giunti sul posto immediatamente dopo i vigili del fuoco e il personale del 118, sotto l'iniziale direzione del comandante della locale compagnia, i carabinieri di Acquiterme avevano preservato la scena del crimine, apparendo da subito chiara la natura violenta della morte della vittima, immediatamente identificata perché già nota all'arma locale, e da lì sono iniziate le indagini, i cui risultati sono stati definiti dal procuratore di Alessandria, Enrico Ceri, frutto di un lavoro veramente brillante. Tempo ed era impensabile che si arrivasse a questa conclusione così veloce, considerati quelli che erano i rapporti che potevano conoscersi tra la vittima e la persona poi fermata. Due vite assolutamente distinte, prive di qualunque ipotesi relazionale, una donna, ripeto, una donna albanese che aveva conosciuto una, credo, impegnativa ma ormai certa integrazione economica, sociale, familiare del territorio italiano, e una vittima che era invece una persona afflitta da problemi personali, di tossicodipendenza, di una vita, come dire, stentata anche dal punto di vista penale. Quindi essere riusciti a ricollegare queste due vite è il frutto di un lavoro veramente brillante da parte dei carabinieri. Ecco, dal punto di Alessandria, investigativo, due spunti. Lo spunto, credo che l'aspetto principale sia questo. Il 31 dicembre viene trovato occasionalmente questo signore abbandonato, no? Nella campagna di Ovada. Ecco, da questo primissimo aspetto oggettivo è stata posta in essere una macchina investigativa che ha consentito di acquisire informazioni sul territorio, informazioni che per esempio ci hanno detto che la vittima era stato visto salire su un'autovettura di colore nero di piccola cilindrata nel pomeriggio del 31 dicembre. La compulsazione di banche dati, targhe, tabulati telefonici che hanno consentito di identificare quale poteva essere questa macchina, una Lancia Y di colore nero. La identificazione di questa autovettura sulla base dei calchi, delle impronte degli pneumatici lasciati sul posto dell'omicidio. E infine l'attività del medico che ha redatto e condotto l'autopsia, che ci ha consentito di accertare con assoluta certezza che la causa della morte era stato proprio l'investimento da parte dell'autovettura. Questa serie di elementi ha fatto sì che questa mattina alle 6 la donna sia stata fermata dai carabinieri di Alessandria d'Acquiterme e abbia sostanzialmente confermato questo risultato investigativo, e cioè alla guida di quell'autovettura il giorno in cui Garitta è stato investito c'era appunto la donna che è stata fermata. Il comandante provinciale dei carabinieri di Alessandria, Michele Lorusso, durante la conferenza stampa ha illustrato le operazioni fin dal ritrovamento del cadavere e dell'indizio principale, il seriale della marmitta stampato sul giubbotto. Nel primo pomeriggio del primo gennaio, insomma di alcuni giorni fa, è stato rinvenuto, come ormai noto, il cadavere di una persona di sesso maschile che era nota nel territorio del comune di Ovada come tossicodipendente e come pregiudicato per reati, insomma, di minor gravità. E il contesto in cui è stato rinvenuto il cadavere appariva comunque non particolarmente connotato, soprattutto in relazione al fatto che la persona era nota come dedito a chiedere l'elemosina e comunque a vivere, insomma, di espedienti.
Questa sua peculiarità esistenziale, se così possiamo dire, avrebbe potuto fuorviare le indagini sin da subito, orientandole verso falsi scopi più attrattivi e diversamente da questa possibilità, invece, la presenza di alcune tracce sul corpo della vittima e una sagace attività investigativa svolta dai collaboratori del nucleo investigativo e della compagnia di Acquiterme hanno consentito di acquisire un crescendo di elementi convergenti alla cui costituzione ha contribuito in modo equitario sia l'attività tradizionale sul territorio, come direste voi giornalisti, un'attività di tacco, sia un'attività tecnica particolarmente sofisticata che ha consentito poi di individuare l'autoveicolo che si era sicuramente reso lo strumento di questo omicidio e immediatamente dopo anche l'autrice dell'omicidio. È una ragazza di origine albanese che vive in un contesto familiare perfettamente integrato e che sotto questo profilo rende ancora in parte inspiegabile l'accaduto, che comunque è un episodio omicidiario sicuramente connotato da elementi di intenzionalità, quindi a titolo di dolo. Che auto è stata usata? È una Y10, un'auto di piccola cilindrata del 2003, quindi anche piuttosto risalente, e appunto il dettaglio che si è dimostrato dall'inizio conducente era la stampigliatura sul giubbotto indossato dalla vittima del seriale stampigliato sulla lamiera di cui è costituita la marmitta, peraltro una marmitta che è compatibile con diversi modelli del gruppo Fiat, dell'allora gruppo Fiat, che quindi ha da una parte questo dettaglio consentito di scremare un po' più velocemente il materiale acquisito dai sistemi di videosorveglianza, ma a sua volta rischiava di potersi dimostrare fuorviante. Appunto, la sagacia investigativa è consistita proprio nella capacità di arrivare all'individuazione di un mezzo specifico che poi si è effettivamente dimostrato l'arma del delitto sostanzialmente. Non si conosce ancora il movente? Il movente non si conosce, è stato offerto in modo contraddittorio dalla vittima nel corso dell'interrogatorio e sarà oggetto nei prossimi giorni di ulteriori verifiche e riscontri.